Buonasera e benvenuti in questa splendida sala. Mi chiamo Daniele Bellasio, sono un giornalista del Sole 24 Ore, sono particolarmente grato agli organizzatori di avermi scelto come moderatore, spero di non farli pentire. Niente, siamo qui per raccontare un'esperienza, uno strumento molto interessante di sviluppo di nuove vite lavorative e di nuove possibilità di ripartire. Intanto una presentazione veloce, presidente della Cariplo Giuseppe Guzzetti, che è un po' il padrone di casa oggi qui, ovviamente il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano alla mia destra. Alla sinistra lo ringraziamo molto, il ministro dell'Agricoltura, un po' anche l'uomo expo del governo, il ministro Martina, che ringraziamo molto di aver trovato il tempo e di essere qui con noi. Fabio Vaccarono, amministratore delegato di Google, ma con una lunga esperienza anche nell'editoria più tradizionale. Monsignor Bressan, che è il vicario episcopale della diocesi di Milano, che ci aiuterà a interpretare i numeri di questo fondo famiglia lavoro, il professor Rosina, che è un demografo dell'Università Cattolica e che ci commenterà e spiegherà i dati della ricerca dell'Istituto Toniolo che riguarda in particolare i giovani e il lavoro, e il segretario generale, il protagonista dal punto di vista operativo di questo fondo famiglia lavoro, è il dottor Gualzetti, che chiude. Mi hanno ordinato di essere molto severo nei tempi e quindi li rispetto fin dall'inizio io. Due parole soltanto per presentare questo evento. Dal punto di vista mio, di osservazione professionale del Sole 24 Ore, una delle parole che ricorre più spesso e che unisce di più gli aspetti economici agli aspetti personali è quella della ripresa, della ripartenza. Peraltro, essendo l'8 settembre, c'è anche questo spirito di ripresa dopo le vacanze, dopo l'inizio di una stagione nuova. E la domanda che viene fatta più spesso a un giornalista che lavora in una testata economica è quando ci sarà la ripresa. Quando si provano a dare delle risposte, molto spesso si ha come commento ulteriore, ma tanto non sarà più come prima. E la risposta più frequente è anche se ci sarà la ripresa, non sarà più come prima. Sembra una battuta, diciamo così, estemporanea, in realtà contiene forse la più importante tra le regole economiche che stanno governando l'economia di questi tempi. La Federal Reserve, la banca più importante del mondo, sta riflettendo sul fatto che anche se ci sarà la ripresa non sarà più come prima e per questo sta inserendo la creazione dei posti di lavoro tra i canoni principali che possono decidere le proprie politiche monetarie. Una volta non era così. Quindi l'idea che ci possa anche essere una ripartenza, anche a breve, non aiuta più a sperare, come poi vedremo anche dai dati dell'Istituto Toniolo, a sperare che questa ripartenza porti un futuro migliore, un'occupazione migliore, un modo di vivere la propria quotidianità migliore. Un piccolo esempio di quello che sta accadendo sempre più spesso. Mi è capitato pochi giorni fa. A dir la verità, pochi mesi fa, era ben in primavera, ero in metropolitana, parlavo con un collega del Sole 24 Ore. Molto spesso capita, appunto, si sente Sole 24 Ore, si inizia a parlare di economia nel modo più banale possibile, ma anche più semplice e naturale. Una ragazza mi ha detto: "Senta cosa ho fatto io. Avevo sentito che la mia azienda stava entrando in difficoltà e avevo capito che la mia azienda avrebbe tagliato dai più giovani. Io ero tra gli ultimi assunti. Ho anticipato quello che stava per accadere. Sono andato dall'ufficio del personale e, sapendo che comunque la mia azienda degli strumenti ce li aveva per incentivare, come dire, le uscite, ho chiesto e ho detto: va bene, io quasi quasi mi dimetterei se voi in cambio mi date la possibilità di ripartire, una ripartenza. L'ho fatto, mi sono dimessa, ero impiegata in una società di servizi per le aziende. Insieme a una collega che ha fatto la stessa scelta in un'altra azienda, ho aperto un piccolissimo studio professionale io e lei. Qualche cliente l'abbiamo già trovato, la mia vita è completamente cambiata. Chiaramente non ho uno stipendio fisso. Chiaramente, e qui si arriva al punto dolente, ho dovuto chiedere aiuto ai miei genitori e senza di loro non avrei potuto
ripartire, non sarei potuto ripartire, però adesso tutto sommato non ho visto quella scelta come una grande difficoltà. L'ho interpretata, e questo che mi ha colpito nel racconto di questa ragazza, come una grande opportunità, grandi difficoltà, grandi opportunità. Il problema è che per avere questa opportunità di ripartire c'è bisogno, visti la velocità dei cambiamenti economici, di strumenti, oltre a quello importantissimo della famiglia, di strumenti che possano aiutare anche chi non può badare e non può fare conto su questo tipo di sicurezza, di protezione. Per questo uno strumento come il fondo Famiglia Lavoro, che credo sappiate ha raccolto dal 2009 20 milioni di euro, insomma è una cifra a pensarci, vuol dire è indispensabile in una società in cui i cambiamenti sono così veloci. E soprattutto lo slogan, l'idea di un buon investimento, di investire su chi un lavoro l'ha perso, perché quelle ripartenze personali messe tutte assieme siano anche una ripartenza della società, siano anche una ripartenza dell'economia in generale. C'è fortemente bisogno di strumenti come questi, e per questo che davvero a livello personale sono molto contento di essere qui e di essere stato scelto come moderatore. E quindi inizio a fare subito il mio lavoro di moderatore. E invito il presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, lo dico io tra parentesi, Fondazione Cariplo che al fondo Famiglia e Lavoro ha contribuito e ha contribuito in modo molto deciso, mi pare se non vado errato 2,5 milioni di donazioni al fondo Famiglia Lavoro. Invito il presidente Guzzetti quindi a darci un saluto e un intervento di presentazione. Grazie. Bene, buonasera a tutti, saluto il nostro cardinale e i nostri ospiti. Io dovrei dare un saluto, parlare di cosa fa, perché la Fondazione è entrata nel fondo, lo sostiene, l'ha sostenuto, cosa stiamo facendo per il lavoro e per l'occupazione. Capite che in 10 minuti queste tre cose non ci stanno. Allora, il saluto è rapidissimo, vi saluto tutti e ho esaurito. Siamo sostenitori fin dall'inizio del fondo e poi nel rilancio del fondo, perché abbiamo ravvisato attraverso questa iniziativa importante, non la solita iniziativa, diciamo pure assistenziale, diamo un po' di soldi, qui là le famiglie in difficoltà hanno perso il lavoro, ma perché soprattutto nella seconda parte il fondo è evoluto verso un obiettivo che accanto a sostenere le situazioni di maggior difficoltà avesse anche un obiettivo attraverso la formazione, la ricerca del lavoro, i rapporti con gli imprenditori, i sindacati, cioè un obiettivo di occupazione. Ed è per questo che sosteniamo convintamente questo fondo, perché è diventato un volano dal punto di vista dell'occupazione e soprattutto dà una prospettiva di vita, di lavoro, di futuro a coloro che cercano un posto di lavoro. Il terzo punto è, siccome questa sera credo che accanto alle considerazioni sul fondo, che molto più opportunamente chi l'ha gestito e chi lo sta gestendo riferiranno, siccome qui c'è una emergenza drammatica che è il lavoro, e noi come Fondazione Cariplo abbiamo sempre avuto tre, diciamo, obiettivi, no? Il lavoro, la casa, la salute. La casa, l'housing sociale l'abbiamo inventato noi, la salute abbiamo fatto tante cose, lavoro psiche, eccetera. Parliamo di lavoro. Nel programma della Fondazione per i prossimi, della nuova Commissione Centrale che si è insediata nel maggio e più di qualche mese in più di un anno, accanto a questi che sono gli obiettivi, le finalità, abbiamo indicato tre parole. Abbiamo indicato i giovani, il welfare, il benessere non sono i centri di benessere, sono la salute degli anziani, di quelli che non stanno bene, cioè questo è il benessere. Il welfare, abbiamo parlato altre cose, è un progetto che oggi è in piena attività, ha mobilitato tanto in Lombardia e mi auguro che riusciamo a sperimentare una nuova modalità di dare servizi alle persone, soprattutto alle persone in difficoltà, magari come abbiamo fatto per il welfare, indicando una modalità di cambiare anche il welfare nazionale. Terzo, giovani.
giovani e lavoro. Se io mi guardo indietro, il primo impegno della Fondazione sul lavoro era quello dell'inserimento lavorativo dei disabili, guardate un po'. Ma oggi il problema non è solo l'inserimento, che continua questo bando, questo programma a sostegno delle associazioni di volontariato, housing, imprese, cooperative sociali e quant'altro, per l'inserimento di queste persone, anche qui giovani, non più giovani, se no sarebbero abbandonati ai margini della nostra comunità. Ma oggi l'emergenza del più del 40% di disoccupati giovani non è sopportabile nella nostra comunità, cioè una generazione che noi perdiamo, lo scontro generazionale fra i padri e i figli. Certo, si parla di quelli che perdono il posto di lavoro, il fondo ha fatto cose egregie in queste. Ma io questa sera voglio parlarvi dell'impegno della Fondazione Cariplo dal punto di vista della occupazione giovanile. A questi giovani che non trovano il posto di lavoro, si intristiscono e poi non lo cercano neanche più. Che cosa la Fondazione Cariplo sta facendo? Perché qui e subito è il problema, non è la filosofia per il futuro o per una prospettiva. Allora vorrei che stasera, veramente telegraficamente, per stare ai 10 minuti, dire intanto noi abbiamo un'idea per quanto riguarda l'occupazione dei nostri giovani nella nostra Lombardia, più le due province del Piemonte, Verbano, Cusose e Novara, che sono aggregate a noi. Intanto c'è un dato che noi non possiamo accettare, che è il dato che c'è la disoccupazione e ci sono i posti di lavoro. Se noi guardiamo al manifatturiero, cioè il manifatturiero è l'attività tipica di questa regione, senza manifatturiero Lombardia non c'è. Allora noi leggiamo, anche sul 24 ore, che c'è gente, ci sono migliaia di posti di lavoro, ma perché non si occupano? Non perché sono posti degradati che regaliamo agli immigrati, no? Perché non ci sono le professionalità, le competenze per coprire questi posti di lavoro. Questo è inaccettabile. Ecco che allora stiamo elaborando un progetto, ci siamo collegati con la Regione Lombardia, abbiamo definito un programma comune, 2 milioni loro, 1 milione noi, per rilanciare gli istituti tecnici professionali, gli istituti tecnici industriali. Oggi abbiamo grandi capitani d'industria italiani che stanno sulle cronache 24 ore, no? Sono usciti da questi istituti. Noi in questi anni li abbiamo ritenuti serie B, C e D, li abbiamo abbandonati al loro destino. Ecco che con la Regione abbiamo questo progetto, un potenziamento dei poli tecnici professionali con questi soldi che assieme abbiamo messo per attivare e fortificare i percorsi formativi professionalizzanti, strumenti e attrezzature per integrare i lavoratori, integrazione nei curricoli delle attività formative trasversali. Convincere le famiglie che è meglio avere un giovane che frequenta queste scuole, trova un posto e poi se è bravo va anche all'università, ma non escludere queste realtà con quel fenomeno inaccettabile, immorale dei posti di lavoro e che non vengono coperti per questa ragione. Pensiamo, qui abbiamo il Ministro, lui sta facendo un programma molto più importante del nostro, dell'agricoltura. Andando in giro per chi cammina, tanti giovani qui, no? Questi alpeggi abbandonati, zone agricole, pratiche, vediamo anche lì boschi che si potrebbero recuperare per fare energie, eccetera. Stiamo sperimentando in 3 posti in regione, stiamo montandolo questo progetto, per l'occupazione giovanile in agricoltura e in montagna, perché anche lì ci sono posti di lavoro che potrebbero utilmente, perché ai giovani poi gli piace l'agricoltura, gli piace la montagna, ci sono laureati che smettono di fare le loro professioni per andare a gestire, a lavorare, no, negli appeggi, eccetera. Punti appeggi abbandonati, prati mai tagliati, camminando, chi va nelle nostre prealpi, che ha questa fortuna, io sono uno che cammina un po', e vedo in giro queste cose, abbiamo detto, diamo una risposta da questo punto di vista. Sempre con la Regione Lombardia, su un altro versante, per una realtà
pure importante per noi, che è quello dei giovani invece che fanno ricerca scientifica, cioè dei giovani che svolgono le loro attività nei centri di ricerca di università. Anche qui ci sono difficoltà, emarginazioni, scappano di qui di là. Abbiamo con la Regione Lombardia montato questo progetto, qui ci sono alcuni dati già un po' più concreti perché il progetto è stato realizzare, il tema è valorizzare i giovani talenti, incrementare le competenze dei nostri giovani qualificati ricercatori. No? Abbiamo finanziato assieme alla Regione 17 progetti, 11 milioni e mezzo, 83 organizzazioni, 110 giovani ricercatori. Qui ci vogliono i numeri, non le chiacchiere, le parole. Bisogna dare risposta a questa domanda. E infine vorrei dirvi una cosa che sta soprattutto nella realtà della nostra fondazione. Voi sapete che uno dei settori dove la fondazione, in generale le fondazioni, è quella della cultura. Ora, noi l'abbiamo detto altre volte, lo ripetiamo questa sera, la cultura è un fattore di coesione in sé e quindi programmi, iniziative, le biblioteche, l'innovazione culturale, tutte queste cose sono un fattore importante di coesione nelle nostre comunità, di integrazione, della multietnicità e tante altre cose. Ma abbiamo scoperto un'altra cosa importante, che la cultura può essere un fattore importante di occupazione, in generale di occupazione e di occupazione giovanile. Noi abbiamo inventato in Italia, anche all'estero, tante volte in Italia prendiamo critiche, ma perché siamo nelle banche, e all'estero invece ci apprezzano. Noi abbiamo inventato i distretti culturali, ne abbiamo 6 finanziati dalla Fondazione, assieme agli enti locali, le camere di commercio, i privati, i pubblici, tutti. Il distretto culturale è diventato un elemento di occupazione, perché il patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico abbandonato al loro destino, un po' di soldi, recuperiamo la chiesa, l'abbazia, poi fra un po' di anni è andato... No, i distretti culturali diventano, hanno riscoperto attività che erano state abbandonate, fanno corsi per i giovani. Quindi nel settore culturale si può dare occupazione. Abbiamo lanciato un progetto che adesso i miei colleghi di altre fondazioni hanno detto è così importante che lo facciamo a livello nazionale. È definito il primo, il cosiddetto Funder 35. Perché non finanziamo cooperative sociali, associazioni di giovani che stanno al di sotto dei 35 anni, che si impegnano a lavorare nel settore della cultura? E quindi anche questo è un esempio concreto, perché tutti zic a fanno il tanto, diceva la mia nonna Carolina, quindi tutto il poco fa il tanto. Vabbè, poi Madre Teresa quando diceva, ma lei qui cos'è, una goccia nel mare, recuperare, lei diceva, ma il mare di che cosa è fatto? Non è fatto di tante gocce, se io faccio un po' di gocce aiuto a fare l'oceano, no, no. Ecco, noi stiamo sforzandoci in questo momento, e chiudo, il moderatore mi dà rato che stasera non ho debordato, vorrei lanciarvi questo messaggio, su questi temi dell'occupazione, soprattutto dell'occupazione giovanile, le cose sono radicalmente cambiate, i nostri giovani non possiamo lasciarli in queste condizioni, dobbiamo offrirgli occasione di occupazione, anche questi strumenti che vengono introdotti, che, sui quali si dice utilizziamo anche fondi che vengono messi a disposizione a livello nazionale, però bisogna queste cose, come dire, integrarle, orientarle, sostenere. Il grande messaggio è che si può dare possibilità di occupazione ai nostri giovani, e se lasciamo queste possibilità non attuate abbiamo delle grandi responsabilità per questa generazione dei nostri giovani che rischia di essere una generazione persa. Noi giovani non li vogliamo perdere. Grazie. Grazie. Non solo non ha debordato, ma ha colto il punto della formazione, che è quello in tutto il mondo discusso di più come antidoto principale al fatto che la ripresa non sia una ripresa che non crea posti di lavoro. La formazione è la soluzione, il cuore del problema.
Ma siccome giustamente il Presidente ci richiama alla concretezza, adesso invito Luciano Gualzetti, che è il segretario generale del Fondo Famiglia e Lavoro, a dirci concretamente che cosa fa il Fondo. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti e parto con un grazie come ho fatto la volta scorsa, perché oggi è l'8 settembre, è l'inizio dell'anno pastorale della Diocesi di Milano e quindi è una data importante e penso che non sia un caso che il Cardinale abbia voluto incontrare tutti gli operatori del fondo che ormai sono 5 anni che lavorano su questo fondo proprio in questa occasione, perché è un'esperienza non delle singole persone ma è un'esperienza della Chiesa di Milano e quindi questo che vuole essere un momento per rilanciare il fondo, per presentare e riflettere anche su quello che si è fatto e su che cosa si può fare meglio, è sicuramente una data più che opportuna per fare questo ringraziamento. Quindi ringrazio il Cardinale per la scelta di questa data, ma intanto, già che ho la parola, ringrazio tutti gli operatori del fondo che sono qui presenti, sono tantissimi e sono quelli che hanno reso possibile questa esperienza di Chiesa. Siamo partiti da un'esperienza che già appunto da 3 anni, con l'esperienza della prima fase del fondo, lavorava per incontrare i disoccupati, le famiglie dei disoccupati ed erogare un contributo per dare una boccata d'ossigeno, così la chiamavamo. Erano attivi 108 distretti del fondo in tutti i 74 decanati di tutta la diocesi, quindi questi 600 volontari avevano maturato una grossa esperienza, ecco, questo è stato il punto di partenza, però ci siamo detti non basta, dobbiamo creare le condizioni per dare più possibilità, più occasioni, più chance per trovare il lavoro. E allora ci siamo, scusate, io mi dimentico che ci sono le slide, sempre che funzionino, ecco. Ci siamo orientati al tentativo, prima si usava la parola riattivare, riavvicinare le persone disoccupate al lavoro, cercando gli strumenti adatti, quindi abbiamo differenziato gli strumenti a disposizione, quindi non solo l'erogazione a fondo perduta ma anche la formazione, la ricerca attiva del lavoro, il microcredito, l'affiancamento a coloro che volevano fare impresa con appunto delle società che erano e delle dimensioni anche ecclesiali che avevano queste competenze, ma in un'ottica soprattutto progettuale. Tutti questi progetti non erano assegnati così a caso, ma all'interno di un progetto personalizzato, con un grosso coinvolgimento della persona, della famiglia, della comunità, compreso il parroco, che era quello che poi fisicamente portava l'assegno, ma appunto conoscendo il progetto poteva in qualche modo incoraggiare, e quindi questi sono gli obiettivi della seconda fase. Quindi, riassumendo, nella prima fase abbiamo raccolto 14 milioni di euro e aiutato 7.000 persone con quella modalità che vi ricordavo, cioè l'erogazione. Nella seconda fase, in questo anno e mezzo, dall'inizio del 2013 ad oggi, abbiamo raccolto più di 5 milioni di euro e abbiamo aiutato 2.000 famiglie con gli strumenti che ho ricordato. Però bisogna ricordare che oltre a questi, diciamo così, 20 milioni come prima venivano ricordati, si sono attivati dei fondi locali che ogni decanato, ogni territorio, direi a volte anche ogni parrocchia, ci sono dei decanati che hanno una decina di fondi locali, di iniziative locali, di forme di aiuto, che hanno cercato di aiutare le persone cogliendo quell'invito che era stato dato dal Cardinale prima di domandarvi cosa può fare il Fondo Famiglia Lavoro a livello diocesano, domandatevi che cosa c'è sul territorio a livello locale, magari con un comune
o con, appunto con un'amministrazione locale che mette a disposizione delle risorse, domandatevi che cosa potete fare voi, e quindi sono nate tutte queste iniziative locali che hanno aiutato più di 2.500 famiglie con 1,5 milioni di, in più di soldi raccolti. E, vi dicevo, 5.500.000 euro raccolti in questa seconda fase, il 32% raccolti da privati, quindi persone che magari hanno versato online, piuttosto che sono andati alla posta, piuttosto che sono venuti direttamente nei punti di raccolta, il 32%, il 19%, quindi in questa seconda fase il 1 milione di Fondazione Caricro, mentre nella prima erano stati 2 milioni, quindi complessivamente 3 milioni dati dalla Fondazione Caricro, 1 milione arrivano dall'8 per mille, il 16% da enti e società e il 13% offerte dal Cardinale o altri enti in cui sono comprese anche le parrocchie. La nuova campagna, quest'anno abbiamo fatto solo una campagna, avrete visto i 6x3 in giro per la diocesi, piuttosto che le locandine che adesso verranno consegnate nelle parrocchie, con questo slogan: un buon investimento, un nome, una faccia. Milano investe su chi ha perso il lavoro e che ha avuto nel mese di agosto, e quindi la solidarietà non va in vacanza neanche, insomma, chi sostiene economicamente, abbiamo raccolto 200.000 euro a fronte di una media di 40.000 euro al mese che di solito raccoglievamo appunto con questi punti di raccolta. Chi abbiamo aiutato? Vado veloce perché i tempi poi mi rimproveranno, ma io ho molti dati da dare, quindi do i dati, non do molti commenti e spero che poi chi mi segue li potrà commentare. Nella seconda fase abbiamo incontrato 3.270 famiglie, quindi 3.270 domande sono arrivate alla segreteria centrale costituita da operatori della Caritas e operatori delle ACLI, che a livello centrale analizzano, leggono tutte le domande, che si confrontano con gli operatori che sul territorio, questi 108 distretti del fondo, costituiti anche quelli da operatori Caritas e delle ACLI, che quindi insieme si fa tutta un'analisi e tutto un confronto che poi porta alla decisione finale. Quindi questo esame ha avuto per 2.538 richieste un esito positivo, quindi 78%, 915 delle quali sono state finalizzate alla formazione, poi lo vedremo, 873 alla ricerca attiva del lavoro, 675 alla sussistenza, 37 sempre alla formazione organizzata in proprio dalla Diocesi con la Fondazione San Carlo, 12 interventi di microcredito. Dico subito che questi sono all'interno di una quarantina di situazioni che hanno manifestato l'esigenza o la volontà di fare una piccola impresa, un'attività microimprenditoriale, e per analizzare queste 40 domande ci siamo avvalsi della collaborazione di Compagnia delle Opere, di ACLI, di Conf Cooperative e di Economia di Solidarietà, quelli i Focolarini, che ci sono stati vicini con i loro sportelli per vedere, appunto, verificare se questi progetti potevano essere realizzati. 12 di questi poi hanno avuto un finanziamento col microcredito. Questa è la torta, insomma, che vede la ripartizione degli interventi. Vado veloci come ho promesso. Ecco, chi abbiamo aiutato? Il 78% sono uomini, il 61% sono stranieri, sono la maggioranza. Tenete presente che il dato medio dei centri d'ascolto è 70-30, addirittura prima della crisi eravamo 80-20, quindi vuol dire che molti italiani si sono affacciati a chiedere un aiuto, e in particolare per quanto riguarda il Fondo Famiglia Lavoro, ovviamente anche questo dato è stato confermato. L'età è dai 35 ai 50 anni, la maggioranza, il 42%,
coniugati ovviamente, perché per accedere bisognava appunto avere una famiglia, avere dei figli, il 78%, in possesso di diploma media, di licenza media, il 55%. Dei profili professionali la maggioranza sono operai soprattutto dell'area edile e dei servizi, ma ci sono anche impiegati, dirigenti, e quindi quando andiamo a vedere le percentuali, anche se pur piccole, vediamo che si affacciano alla richiesta di un aiuto economico, oltre che di un accompagnamento, anche figure professionali che mai ci saremmo sognati. Disoccupati di breve periodo ovviamente, la maggioranza di motivazione è licenziamento, con figli a carico, e questi sono dati importanti. Il 45% sono in una casa d'affitto in edilizia privata, quindi gente che insomma aveva la propria casa in affitto, e con un carico debitorio importante, o per l'affitto non pagato o per il mutuo, quasi il 70%. Quindi il dato che le persone entrate in crisi hanno esaurito le proprie risorse vendendo l'oro piuttosto che utilizzando tutte le reti e tutte le possibilità di aiuto e di risorse che avevano a disposizione, poi si sono dovuti rivolgere alle finanziarie piuttosto che alle banche per poter pagare l'affitto o per poter continuare ad arrivare alla fine del mese. E questo carico debitorio è molto aumentato rispetto alla prima fase. Questa slide ha un'idea della ripartizione territoriale. Faccio notare come le zone, tra virgolette, se è possibile dire così, meno colpite dalla crisi, come Milano, Milano Centro, ovviamente hanno ricevuto di meno rispetto al volume di abitanti. Se prendevamo la slide anche delle offerte, questo dato era molto significativo, perché appunto c'è questa ripartizione, questa solidarietà anche tra territori all'interno della diocesi. Il Fondo Famiglia Lavoro consente di far arrivare le risorse laddove sono necessarie, o laddove non ci sono i servizi, o laddove non ci sono interventi pubblici, e quindi in questo modo vedete come la ripartizione si è realizzata. Anche qui vediamo i valori assoluti: Varese ha ricevuto più di tutti, seguito dalla zona di Rho, dalla zona di Milano e così via. Venendo agli strumenti, sperando di stare nei tempi, perché vedo che... Allora, 915 erogazioni sono state finalizzate alla formazione, più 37, quindi la maggioranza su 2.200 persone, quasi 1.000, sono stati disposti a cogliere questo periodo di tempo, di disoccupazione, per rimettersi in gioco, per riqualificarsi. E questo lavoro è stato fatto con un'analisi puntuale territorio per territorio, che ha individuato nei singoli territori delle figure professionali che erano necessarie, dei percorsi di formazione che potevano avere una speranza di ingresso nel mondo del lavoro. Per fare questo abbiamo fatto delle convenzioni con degli enti di formazione, in particolare l'ENAIP, la Fondazione Clerici, la Galdus, l'AFOL Nord-Ovest di Limbiate, e poi dei corsi con dei centri di formazione professionali offerti da ESEM, CAPA, che è il Comune di Milano nella città di Milano, e altri più piccoli sul bar, ristorazione, panificatore, addirittura per spazzacamino. Cioè, per dire che territorio per territorio abbiamo visto quali potevano essere i fabbisogni e abbiamo poi tentato di fare dei percorsi formativi. Abbiamo formato dei saldatori, degli amministratori di condominio, abbiamo dato dei patentini per macchine utensili, per carrelli elevatori, abbiamo per lo smaltimento degli amianti, dell'amianto, nella ristorazione pasticceri, baristi, panettieri, pizzaioli.
Tutto questo dopo un'analisi attenta che identificava in quel territorio quel fabbisogno e quindi alzavamo la possibilità di ricerca del lavoro. Faccio un esempio di un decanato, il decanato di Legnano, 44 richieste finalizzate alla formazione, 37 hanno partecipato e frequentato il corso e 9 alla fine del corso hanno trovato il posto di lavoro. E così in ogni decanato. Quindi anche molte persone che abbiamo aiutato poi hanno anche trovato il lavoro che era la finalità. 873 erogazioni finalizzate alla ricerca attiva del lavoro. Che cos'è la ricerca attiva del lavoro? Hai perso il lavoro, però non sederti, non stare a casa, non rassegnarti, non ripiegarti su te stesso. Ti possiamo affiancare e insieme cerchiamo il lavoro. Facciamo il curriculum, vediamo di mettere una calendarizzazione, un'agenda, che in questo modo. Vado veloce, tanto i dati e le slide le troverete sul sito, 675 finalizzate alla sussistenza, cioè quelli che per cui non potevamo, o perché non erano disponibili, o perché non potevamo immaginare dei percorsi di riattivazione, e gli interventi di microcredito. Sul microcredito ricordo che è partito un business plan finalizzato a una pizzeria, un'attività di informatica, un negozio dolceario, un ambulante per bevande e così via. I progetti sul territorio sono 75 su 43 decanati che sono stati mappati, quindi se facciamo la proporzione siamo sui 130-140 progetti, e questo in qualche modo l'ho già detto. Questi sono quelli, è la diocesi di Milano, tenete presente che la diocesi di Milano appunto non è solo città di Milano, ci sono 4 province, sono 448 comuni, naturalmente ogni territorio ha le sue possibilità di rapporto con l'amministrazione comunale piuttosto che di attivazione di risorse. Finisco con questa slide dove ricordo le criticità di questa esperienza e invece i punti positivi. La criticità più grossa è ovviamente non tutte le 2500 persone hanno trovato il lavoro, però perlomeno non sono rimaste sole. Sono state accompagnate, sono state affiancate, eccetera. Però l'effettivo inserimento nel mondo del lavoro, questo è il nostro cruccio. Se parlate quando nell'intervallo alla fine con gli operatori, il loro problema è proprio, il nostro problema è proprio questo. Il dialogo con le imprese, ci sono molti dati positivi, soprattutto a livello territoriale, perché questo è un nodo strategico, fondamentale, per poter affrontare la disoccupazione di tutte queste persone. L'avvio di nuove attività, il microcredito avete visto, alla fine sono 12 persone che hanno ricevuto un finanziamento che era certificato per un'attività sostenibile, e il perdurare dell'emergenza economica, chiaramente questo non dipende da noi, però certamente i lati positivi e i punti di forza del fondo è che i volontari hanno acquisito delle competenze che solo 5 anni fa non tutti le avevamo, e non tutti ci sognavamo di avere, cioè ci siamo stati costretti a rivedere anche il nostro modo di fare nei centri d'ascolto, la nostra capacità di mettersi in rete, in relazione con altri centri che hanno queste competenze, e quindi i volontari hanno certamente fatto un salto di qualità enorme. Le reti attivate localmente sono sotto gli occhi, sono quelle che consentono poi di realizzare tutto quello che stiamo facendo, soprattutto nella formazione e nell'accompagnamento. La filiera organizzativa, così è stato, abbiamo messo, insomma, questa rete sta tenendo. Certo, una rete può avere anche dei buchi, poi si ripara, c'è la formazione, c'è il confronto tra il centro e le periferie, però questa rete è sicuramente un'eredità che il fondo lascia alla diocesi, penso anche al tessuto pastorale della Chiesa di Milano. La relazione profonda con le famiglie accolte, abbiamo incontrato uno a uno tutte queste famiglie, e non è che le abbiamo incontrate, abbiamo fatto la domanda, l'abbiamo spedita, poi ci siamo rincontrati, l'ha incontrato il parroco e continuiamo a incontrarli per verificare se... E l'investimento sulle competenze delle persone aiutate, che è la cosa fondamentale. Le persone sono state spronate a tirar fuori il meglio di sé. Grazie e grazie a voi.
Dunque, per interpretare quanto è stato fatto e anche quindi delineare qualche prospettiva futura, Luca Bressan, vicario episcopale della diocesi di Milano. Ovviamente invito al rispetto dei tempi. Sento Grazie. Degli occhi qua dietro che mi osservano. Grazie della parola, abbiamo sentito tante cifre, vi racconto alcune storie e vi do alcuni volti. Perché da Presidente del Fondo Famiglia e Lavoro ho l'onore di guardare una a una le schede che vengono consegnate, e dico l'onore perché se non avessi le centinaia di volontari che lavorano dei distretti sarebbe un onere, invece il vantaggio è che mi arrivano tutte preparate e alla fine si tratta solo di aiutare e confermare le decisioni prese. Un cuoco egiziano si è rivolto a noi cercando lavoro e ha incontrato una ristorazione a gestione familiare che era in crisi per il tipo di prodotto che forniva. Insieme sono riusciti ad aprire una gastronomia etnica e di questo ringrazio il Cardinale in una lettera molto interessante e commovente. Molte persone che si rivolgono a noi per capire quali sono le loro potenzialità a fronte di un lavoro che hanno fatto magari per tanti anni, le ha fatte un po' sedere e adesso per prime non sanno che cosa fare e si aspettano che il distretto li aiuti a capire, a tirar fuori da loro quello che sono le potenzialità. Qualche genitore che ci dice non puntate più su di noi, aiutate i nostri figli, ed è capitato che il Fondo Famiglia Lavoro alla fine destini i soldi per aiutare i figli ad entrare più attrezzati nel mondo del lavoro. Qualche figlio, tre lettere ho in mente, che ci ha scritto perché aiutiamo il suo papà che in seguito alla crisi dovuta alla disoccupazione è caduto vittima della piaga del gioco e ci chiedevano di dargli almeno delle occupazioni per poterlo risollevare. Molta gente che chiedeva piccoli corsi di formazione per poter essere adeguata all'offerta formativa locale, su questo abbiamo visto le cifre, ecco, si è potuto fare. Qualche dipendente che si è rivolto a noi per vedere come poter prendere in proprio quell'attività, quell'esercizio che chiudeva e se c'era spazio per loro, e potrei continuare così. Effettivamente abbiamo sentito addirittura un corso da spazzacamino e un posto da spazzacamino. Ecco. Ascoltare il Fondo Famiglia Lavoro è un grande esercizio di umanità e si impara tanto e si vede che il principio che l'ha fatto nascere è davvero valido e funziona. Qual era il principio che il Cardinale ha ripetuto più volte? Che dalla crisi dobbiamo imparare ad uscire più uniti, quindi più insieme e soprattutto più maturi come umanità. Lo scopo del fondo è proprio quello di tessere quell'umanità che invece la crisi economica rischia di logorare, quel tessuto che rischia di sparire. E in questo senso parliamo di mutualismo. Si aiuta il territorio a dire guarda che è vero, sei il luogo della crisi, ma hai tante potenzialità. E in effetti il successo di questa seconda fase del Fondo Famiglia Lavoro sono i 35 decanati su 73 che sono riusciti ad avviare iniziative parallele, dicendo riusciamo anche nel nostro piccolo. E l'altro successo del Fondo Famiglia Lavoro è ascoltare e lavorare col mondo dell'impresa, riuscire a far dialogare meglio impresa e questo grande serbatoio di lavoro che sono le persone che si rivolgono a noi, è un traguardo che abbiamo solo iniziato adesso ad accendere, ma che vorremmo continuare effettivamente a far funzionare sempre meglio. Da qui il centro di questa sera, che è un grande grazie innanzitutto a questi operatori, centinaia di persone che ci hanno offerto le loro competenze, ma soprattutto la loro solidarietà, no? La loro voglia di condividere, alla fine siamo cresciuti di più. E un grazie anche ai donatori, abbiamo visto le cifre in percentuali, una delle cose che ci impressiona quando facciamo le riunioni del Consiglio di Amministrazione è vedere la lista di coloro che tramite bonifico bancario contribuiscono al Fondo Famiglia Lavoro. È davvero una lista molto interessante, ci fa vedere che tutti danno quello che riescono, ed è una lista che dice solidarietà. Ovviamente lo scopo di questa sera è ringraziare, ma dire che effettivamente anche noi abbiamo eseguito la nostra parte, per cui abbiamo finito i soldi che ci avete dato, se riuscite a darcene di più. Ecco. Infine, proprio per non rubare il tempo a coloro che mi seguono ad ascoltare la loro parola, abbiamo sentito quali sono le vie. Attualmente il Fondo Famiglia Lavoro ha 7 vie per operare, alcune sono già state dette, mi piace richiamarne 3 in particolare che ci stanno a cuore. Una, che abbiamo sentito anche dal dottor Guzzetti all'inizio, lavorare per vedere come le nostre strutture, i nostri territori possono creare lavoro. Anche la Chiesa è molto diffusa sul territorio, abbiamo strutture, ecco, ci stiamo interrogando per vedere come al nostro interno possiamo fare questo. Ovviamente sono
posti di lavoro, investimenti che fanno poco notizia, ma che sicuramente nel contesto quotidiano possono fare molto. La seconda è, in questa emergenza, non dimenticare chi già vive altre emergenze, si trova in situazione di emarginazione. Abbiamo raccolto volentieri l'invito del Cardinale, che in un incontro con i detenuti di San Vittore ci segnalava la possibilità di lavorare in quel settore, di aiutare anche il loro reinserimento lavorativo, ecco, e l'idea di lavorare anche con loro, potenziando tutto questo. E l'ultimo è allargare soprattutto la possibilità del microcredito, la possibilità dell'accompagnamento d'impresa, delle start-up, anche ai più giovani, perché è vero che il nostro compito è dare lavoro a chi l'ha perso, ma sicuramente tutti vogliamo lavorare per dare un futuro. Ecco perché il Fondo Famiglia Lavoro si appresta a tagliare il traguardo, abbiamo visto, del quinto anno, ma è un traguardo molto giovane e vede davanti a sé un futuro che serve a tutti, serve anche alla diocesi per continuare a costruire quel nuovo umanesimo che ci siamo dati come compito. Grazie, grazie mille. Tra l'altro queste informazioni, anche, non lo dico ovviamente per gli operatori, ma per gli altri, per come donare, a noi del Sole 24 Ore sta molto anche a cuore l'aspetto delle detrazioni fiscali, tutto c'è sul sito fondofamiglialavoro.it. Abbiamo parlato all'inizio, ha parlato il Presidente Guzzetti, dei giovani della generazione che non va persa, che sarebbe immorale considerare persa. L'Istituto Toniolo cerca di capire cosa pensano, come si avvicinano a questo futuro che sembra non essere felice, come invece i giovani hanno diritto di sperare sia. Allora chiedo al Professor Rosina, che appunto insegna all'Università Cattolica, si occupa di demografia, di raccontarci un po' come i giovani vedono questo futuro. Sempre in 10 minuti. Nei tempi molto stretti, sì. Anch'io vi presenterò un po' di dati, sia di inquadramento che di approfondimento, che tra l'altro appunto sottolineano l'importanza dell'approccio che è stato dato al Fondo Famiglia Lavoro, l'importanza di continuare ad andare e potenziare questo appunto percorso. Parto con un inquadramento sulla povertà, perché appunto è importante aver presente alcuni dati su quanto la crisi economica sta incidendo sulla difficoltà che incontrano le famiglie. La povertà relativa coinvolge ormai una famiglia su 8, colpisce sempre di più anche il ceto medio, se mettiamo dentro anche le famiglie quasi povere, quindi vulnerabili a rischio di scendere sotto la soglia di povertà, arriviamo addirittura a una su 5. E inoltre all'interno della povertà è aumentata quella più grave, la povertà assoluta, è salita dal 2010 al 2013 dal 4,6 al 7,9% e coinvolge ormai oltre 2 milioni di famiglie. La povertà poi assoluta, che è strettamente legata alla composizione della famiglia, perché le famiglie con un solo figlio si trovano con l'incidenza della povertà del 7,5%, comunque in continuo aumento, è aumentata anche rispetto all'anno precedente, però quelle con 3 o più figli si trovano con una su 4 di chi è in questa condizione ad essere in povertà assoluta e addirittura con un aumento di 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. E poi ovviamente c'è l'incidenza per condizione professionale e anche qui evidentemente le famiglie con la persona di riferimento disoccupata si trovano particolarmente a rischio di trovarsi in condizione di grave difficoltà economica e materiale, e più di una famiglia su 4 ormai, con un aumento di 4,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente, è in condizione di povertà assoluta. Poi c'è la condizione dei giovani, se noi guardiamo gli under 35, c'è stata una prima fase durante la crisi economica in cui la povertà dei più giovani è aumentata e poi c'è stato in qualche modo un tentativo di fronteggiamento del rischio di trovarsi in povertà e con una reazione di difesa. Questa reazione di difesa attraverso cosa si è evidenziata, si è realizzata attraverso, da un lato, l'allungamento della permanenza nella famiglia d'origine, dall'altro su un aumento dell'adattamento a quello che il mercato offre, quindi comunque fare di necessità virtù rispetto a quello che il mercato comunque consente di incontrare, e poi, e cosa particolarmente grave che va sottolineata,
il rischio di rinvio dei propri progetti di vita che rischia di diventare rinuncia e quindi di una generazione che rischiamo veramente di perdere non solo per la povertà nel presente, ma le conseguenze di medio e lungo periodo di questa congiuntura economica che rischia per molti giovani di produrre dei percorsi di vita incompiuti, di non realizzazione piena delle loro potenzialità, e questo è particolarmente grave. Quindi si stanno difendendo ma rinunciando poi a costruire solidamente il proprio futuro, e questo non è un bene. La condizione dei giovani al mercato del lavoro non è solo di emergenza ma è di persistenza di difficoltà, e qui vedete nel grafico come, confrontando i diplomati e i laureati tra i 20 e i 34 anni entro 3 anni dal conseguimento del titolo, già prima della crisi economica comunque i livelli italiani erano sensibilmente più bassi rispetto alla media europea. E come vedete il divario si sia ampliato ulteriormente durante la crisi economica. Quindi una persistenza di condizioni di difficoltà anche incapacità del sistema paese di valorizzare lo specifico capitale umano delle nuove generazioni, e quindi che porta poi alla condizione particolarmente grave anche negli indicatori di sintesi che usualmente utilizziamo, quello del tasso di disoccupazione giovanile, che è particolarmente basso. Qui tenete presente, se nel 2005 comunque la Lombardia si trovava con questo indicatore di 5 punti sotto la media europea, ma di 10 punti sopra la media italiana, adesso invece le cose sono, si sono in qualche modo ribaltate, cioè ci troviamo a ben 10 punti dalla media europea e a soli 5 dalla media italiana. Quindi, e questo dato lo si vede anche sui NEET, sui giovani che non studiano e non lavorano. È vero che attualmente in Lombardia le condizioni sono migliori rispetto alla media italiana, però il peggioramento degli ultimi anni, soprattutto negli anni di crisi, è stato particolarmente duro ed intenso. La quota di NEET è aumentata del 50% durante la crisi in Lombardia e del 27% in Italia, quindi fa capire come anche sul nostro territorio sia importante avere ben presente le difficoltà e l'inasprimento delle difficoltà che incontrano le nuove generazioni. Dall'altra parte, come ha sottolineato il Presidente Gussetti, c'è comunque un mercato del lavoro che offre comunque alcuni tipi di lavori per chi ha professionalità adeguate. E qui abbiamo un po' di dati che possiamo citare dell'Istat, dell'Osservatorio di Assolombarda, fa vedere come comunque anche nell'ultimo trimestre ci sia stata una crescita di domanda per gli addetti al commercio, di tecnici, di personale non qualificato di vario tipo. Sull'aspetto del personale non qualificato poi bisognerà anche fare una riflessione più approfondita. E i dati dell'Istat, anche relativamente a alcuni settori in cui c'è crescita di domanda e continua ad esserci comunque domanda anche per i giovani sul nostro territorio, si conferma appunto le prospettive o comunque le opportunità, le occasioni che si possono trovare nell'agricoltura, come è stato sottolineato, nei servizi e nell'artigianato. Quindi ci sono comunque alcuni settori in cui si può fare di più rispetto alla possibilità di aiutare i giovani a trovare comunque offerte di lavoro che possono in qualche modo rimetterli in gioco. Per capire meglio però come rispondono i giovani stessi a queste offerte di lavoro o comunque alla condizione in cui si trovano, l'approfondimento che ci consente di entrare nel dettaglio, di capire meglio la condizione oggettiva delle nuove generazioni e anche quella soggettiva, cioè di percezione della propria condizione, è appunto il rapporto giovani promosso dall'Istituto Toniolo, che è partito grazie al contributo della Fondazione Cariplo, cruciale, e assieme ai finanziamenti anche di Intesa San Paolo. E uno strumento su cui adesso non ho il tempo di entrare in dettaglio sull'innovazione anche nelle capacità di rilevazione della realtà dei giovani e del mettere a servizio sia della conoscenza scientifica più dettagliata, ma anche come indicazione per le famiglie, gli educatori stessi, i giovani, sulla realtà complessa in continuo mutamento delle nuove generazioni e a servizio del dibattito pubblico e delle politiche. E questa grande rilevazione, questo panel di giovani che vengono seguiti nel tempo, consente appunto di ottenere un ritratto che ci aiuta a capire meglio cosa sta cambiando nella realtà dei giovani e come i giovani stessi affrontano questi cambiamenti.
Allora, vi do solo alcuni dati perché il tempo è molto limitato e poi vi rimando comunque al portale all'interno del quale potete trovare molte altre informazioni. Da un lato c'è da riconoscere, e questo, i dati rilevati lo evidenziano in maniera molto chiara, che già la situazione di difficoltà prima della crisi e l'inasprimento che ha prodotto la crisi stessa sta mettendo i giovani in una condizione di difficoltà di progettazione del proprio futuro, addirittura di visione del proprio futuro, di visione positiva del proprio futuro. 6 giovani su 10 ormai hanno perso quasi la speranza di pensare a un miglioramento addirittura nell'orizzonte dei prossimi 3 anni. Quindi da un lato c'è un timore forte delle difficoltà nel presente che poi in qualche modo frenano la possibilità di essere progettuali. Ma d'altro lato comunque i giovani non sono rassegnati e anche questa cosa emerge in modo molto chiaro e molto evidente dai dati. Continuano a ambire ad un lavoro che sia un impegno e che sia un mezzo di autorealizzazione, che sia anche un modo per costruire una propria vita autonoma, una propria famiglia. Però sempre di più si scontrano comunque con le difficoltà del presente e quindi sempre di più, anzi sempre meno sono schizzinosi, se lo sono mai stati, e sempre più anzi cercano di mettere in campo strategie adattive. E ad esempio alcuni dati ben lo testimoniano, il 47% di chi lavora si adegua a una retribuzione comunque considerata insoddisfacente, e questo spiega anche perché molti rimangono a vivere in famiglia o tornano a vivere con i genitori per le difficoltà comunque di sbarcare il lunario. Sempre circa un 47% di giovani si adatta comunque ad accettare un lavoro anche se non è pienamente in linea e coerente col proprio percorso di studi, e quindi c'è una disponibilità crescente comunque a non voler rimanere inattivi e a comunque a confrontarsi con quello che il mercato offre. È come se volessimo riassumere una strategia che si sviluppa o viene in qualche modo ripartita in distinguendo l'adattamento di breve periodo da quello di medio e lungo periodo. Cioè nel lungo periodo rimane comunque la voglia, l'orizzonte di arrivare a realizzarsi pienamente. Nel medio periodo però si vorrebbe fare un lavoro che quantomeno consenta di costruire un futuro, pur nel breve periodo comunque fare almeno un'attività, qualcosa per continuare comunque a crederci, quindi ad adattandosi a quello che il mercato offre, ma potendo comunque progressivamente crescere, non rimanere inattivi, cominciare a fare qualcosa, adattandosi, ma in prospettiva poter essere inseriti in un percorso virtuoso di crescita e di miglioramento. È come se fosse alla ricerca di un giusto compromesso tra adattarsi sì, ma evitando il rischio di intrappolamento in una condizione di precarietà da cui poi a volte è difficile uscire. E quindi fino a che punto adattarsi per non rischiare poi di trovarsi comunque a essere schiacciati verso il basso e non riuscire più a uscire dalla zona grigia che rischia poi di renderli precaria vita. Cresce il pragmatismo, cresce l'attenzione anche nei confronti del lavoro manuale, questo è molto interessante perché c'è una disponibilità molto elevata, al di là di quello che si potrebbe pensare, di svolgere questi tipi di lavori, in particolare se è adeguatamente pagato, evidentemente, ancor più se è creativo. In questo caso, cioè se ci sono queste condizioni, non è nemmeno considerato un ripiego fare un lavoro manuale, anzi è considerato ambito in cui ci si può pienamente realizzare, mettendo assieme la manualità con la creatività e quindi rimboccarsi le maniche, ma anche appunto mettendoci del proprio per poter realizzarsi in questo ambito. Quello che riconoscono che gli manca per riuscire poi a dar risposta a questa domanda che comunque c'è sul mercato, oltre a tutti i limiti che c'è appunto nell'offerta, nelle difficoltà, nei limiti dei meccanismi di reclutamento, nel rincrocio fra domanda e offerta, riconoscono anche dei propri limiti. E i propri limiti sono quelli soprattutto della combinazione tra formazione ed esperienza, per poter cogliere adeguatamente queste occasioni di lavoro. E questo quindi sottolinea ulteriormente l'importanza di combinare scuola-lavoro, di fornire ai giovani quelle competenze che siano effettivamente spendibili poi all'interno del mercato del lavoro e che loro stessi riconoscono sono attualmente in parte inadeguate.
Dalla loro parte c'è comunque una grande voglia di mettersi in gioco, questo lo si vede andando a chiedere, andando a misurare l'intraprendenza e l'impegno che mettono sul lavoro, sia chi sta facendo un lavoro autonomo, ma anche chi ha un lavoro a tempo indeterminato, si sente fortemente orientato a perseguire obiettivi in maniera indipendente e non ha paura a perseguire obiettivi impegnativi e ambiziosi. Quindi c'è una grande voglia di fare un lavoro in cui ci si mette del proprio e si ha una parte attiva nel voler comunque realizzare qualcosa di importante e di concreto. Ed è interessante notare, questo si lega a quello che dicevamo prima, all'aspetto delle competenze, che quando noi chiediamo quali sono, cioè di dire tra i seguenti fattori determinare quelli più importanti per il successo professionale, il titolo di studio è comunque considerato importante. Infatti chi dice molto abbastanza importante è comunque una quota molto alta. Però ancora più importante è l'impegno e le competenze. Le competenze che poi si arricchiscono con l'esperienza e mettendole effettivamente in gioco all'interno del mercato del lavoro e crescendo con le competenze. E la disponibilità ovviamente all'interno dell'ambiente di lavoro. Quindi importanza del titolo di studio e sempre di più riconoscimento che il titolo di studio di per sé non basta, bisogna comunque metterci del proprio e metterci qualcosa in più per riuscire poi a cogliere pienamente la possibilità di realizzarsi all'interno dell'impegno lavorativo. E chiudo, visto che il tempo è limitato, con ulteriori conferme di questo adattamento senza però volersi rassegnare. Il 67% dei giovani, quando in qualche modo si guarda allo specchio, dice che i giovani stessi, la propria generazione, dovrebbe smettere di lamentarsi e darsi maggiormente da fare per prendere in mano da protagonisti il proprio futuro. Quindi non lamentarsi per le cose che non vanno, ma rimboccarsi le maniche e cercare comunque, nelle condizioni date, di poter comunque ottenere il meglio di quello che possono. E il 95% comunque considera la propria generazione la vera ricchezza del paese e quindi la possibilità che il paese ritorni a crescere è in qualche modo fortemente attribuita alla capacità di riattivare e mettere pienamente in gioco le nuove generazioni, dargli le opportunità e occasioni adeguate per poter realizzare pienamente il loro protagonismo positivo. Grazie. Grazie. Ora, è interessante sentire la voce di Google Italia, almeno dal tuo punto di vista. Il primo, per sapere, voi che crescete così tanto, come si cresce nel nuovo mondo. E il secondo aspetto è quale sarà magari il rapporto tra impresa e solidarietà quando questa ripresa, ci auguriamo il prima possibile, arriverà. Fabio Vaccarono. Ma intanto grazie, per me è un grande onore essere qui e provare a dare un contributo a temi così importanti. Proverò a farlo nei 10 minuti, anche se la portata della domanda è particolarmente significativa. Allora, io stasera vi parlerò brevemente di un tema che mi sta molto a cuore, non solo per dovere d'ufficio ovviamente, è un tema che si intitola economia digitale. Spesso, ed è forse diciamo il pregiudizio con il quale desidero stasera cimentarmi di più, si tende a pensare che l'economia digitale sia un settore fatto da un insieme di sottosettori, di aziende particolarmente fortunate, che si trovano ad operare in contesti di forte crescita, contrapposti invece alle aziende industriali o di altri settori che invece operano in settori di minore crescita. In realtà è stato molto autorevolmente affermato che stiamo vivendo, sia pure in un momento di discontinuità e di crisi, quella che possiamo definire a tutti gli effetti la terza rivoluzione industriale. In altri termini, l'economia digitale non è un settore verticale fatto da un insieme di sottosettori. L'economia digitale è la frontiera evolutiva di tutti i settori noti oggi sul pianeta. Quindi quando guardiamo i dati molto interessanti ma drammatici del differenziale tra la disoccupazione giovanile della media europea e quella italiana, ci chiediamo perché abbiamo questi 19 punti di differenza. Ovviamente ci sono moltissime ragioni, anche più sofisticate di quelle che vi posso presentare io nel corso dei miei 10 minuti. Ma la più importante di tutte queste è la seguente. L'Italia è un paese che da troppo tempo non cresce più. Se voi date un'occhiata alla storia del nostro paese, negli anni 70 questo è un paese che ha visto crescere il proprio PIL del 100%, il PIL è cresciuto del circa il 25% nel corso degli anni 80, siamo scesi a un 6-7% di crescita aggregata nel corso degli anni 90 e dal 2000 a oggi siamo in pieno decremento a doppia cifra.
Allora, se noi guardiamo altrove e ci interroghiamo sui paesi del G20, cioè sulle prime 20 economie più sviluppate del pianeta, e ci diciamo, ma sarà vera questa cosa dell'economia digitale che è diventata la terza rivoluzione industriale ed è un'incosa che ha impatto sul futuro di tutti i settori? Andiamo a vedere che già oggi tra il 20 e il 25% della crescita delle prime 20 economie più sviluppate del pianeta viene da quella che noi chiamiamo economia digitale. C'è un economista italiano molto bravo che si chiama Moretti, immagino abbiate letto il suo libro, si chiama La nuova geografia del lavoro, combatte anche un po' il pregiudizio, peraltro con dei fondamenti morali molto sostenibili, di tutti i teorici della decrescita felice. È andato a fare un'analisi dei percentili dei distretti produttivi americani e ha visto che tra l'ultimo distretto in termini di capacità occupazionale, che sta a Flint nel Michigan e che paga la crisi della produzione industriale della grande automobile americana, e invece i distretti al primo percentile che stanno in California, nella Silicon Valley, c'è una differenza in termini di aspettativa di vita media tra l'americano del Michigan e quello della California di circa 13 anni. Non vi cito i dati sulla devianza sociale, i dati sul numero di divorzi, suicidi, alcolismo e così via. La crescita è un bene, perché è un bene per l'occupazione ed è anche un grande bene da un punto di vista sociale. Allora, se il 20-25% della crescita viene dall'economia digitale, che cosa può fare l'Italia? A che punto è l'Italia? Allora, la media europea ci dice che il 5% del PIL dei paesi europei confrontabile all'Italia viene già oggi dall'economia digitale. L'Inghilterra, il Regno Unito, che è un paese che mi piace considerare confrontabile per sommi capi con l'Italia perché ha più o meno lo stesso numero di abitanti e più o meno lo stesso PIL, già oggi ha il 10% della propria ricchezza che viene dall'economia digitale. Noi oggi siamo circa intorno al 2% e questo è un dato particolarmente appassionante perché rappresenta, a mio modo di vedere, un'opportunità molto più facilmente coglibile di quello che possiamo immaginare. In che senso? Proprio grazie alla trasversalità e all'impatto che l'economia digitale può avere su tutti i settori. Molto spesso si pensa che per trarre beneficio dallo sviluppo di Internet sia necessario avere una Silicon Valley italiana, sia necessario creare una Startup Valley con cui reagire, per esempio, all'esperienza molto positiva che abbiamo avuto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Israele. In realtà, proprio per la sua trasversalità, l'economia digitale è una piattaforma trasversale su cui tutti i settori produttivi possono salire e capitalizzare molto adeguatamente. Allora, noi abbiamo alcune fortune strutturali delle quali spesso non ci rendiamo conto, o se ci rendiamo conto abbiamo difficoltà a mettere a sistema. La prima è che come Italia, nonostante svariati anni di crisi, restiamo abbondantemente la seconda potenza manifatturiera dell'Europa. Dopo la Germania siamo i più bravi produttori industriali d'Europa, siamo bravi a produrre quasi tutto. Non abbiamo grandi dipendenze da uno o da due settori. La seconda è una straordinaria vocazione all'export. Siamo tra le prime 4-5 potenze esportatrici al mondo. Questo perché? Perché abbiamo la fortuna di avere un sacco di imprenditori, magari con classi dimensionali di aziende più piccole rispetto alla media dei nostri competitor, ma molto fortemente creativi, molto fortemente innovativi e soprattutto protetti da un marchio straordinario che si chiama Made in Italy. Allora, perché il digitale è particolarmente importante per noi e perché non dobbiamo immaginare una sovversione da un punto di vista tecnologico, produttivo e così via, quando basterebbe preoccuparsi di spingere, accelerare ulteriormente la valorizzazione in senso digitale delle cose che sappiamo fare bene? Oggi sono collegati a Internet circa 2,8 miliardi di persone sul pianeta. Stimiamo, e sono stime prudenziali, che per il 2020 avremo 6 miliardi di persone collegate a Internet nel pianeta. Allora, la prima fase della globalizzazione, quella studiata da Stiglitz per intenderci, diceva che vincevano le aziende che avevano il muscolo, la scala e la capacità di investimento. Partivo da un mercato domestico di svariate decine di milioni di consumatori, come gli Stati Uniti, e poi dopodiché vincevo. A noi dicevano, voi siete bravissimi, siete geniali, ma siete dei nanetti, siete piccoli, la vostra politica industriale non ha mai prodotto dei grandi campioni. Oggi lo sviluppo del digitale, dell'innovazione tecnologica, rende il muscolo e la stazza progressivamente irrilevanti nella competizione globale. Allora, c'è molta fame di Made in Italy nel mondo, c'è molto interesse per le cose che sappiamo produrre bene. Noi abbiamo un motore di ricerca che tutti i giorni misura miliardi di ricerche,
le ricerche afferenti a prodotti e servizi del Made in Italy anche nel 2013 sono cresciute del 13%. Significa che tutti i giorni ci sono degli indonesiani, dei brasiliani, dei cileni, dei canadesi che vanno sul nostro motore di ricerca a cercare prodotti e servizi che noi siamo molto bravi a produrre. Allora, se noi andiamo a guardare quello che io chiamo il certificato di esistenza in vita digitale di un'azienda, che è il sito internet, ci rendiamo conto che abbiamo delle opportunità molto facilmente coglibili che potrebbero rappresentare una gigantesca opportunità di assorbimento, di occupazione giovanile per i nostri ragazzi. Per esempio, soltanto il 20% delle piccole e medie imprese italiane ha un sito internet, contro oltre il doppio della media di Spagna e Portogallo e circa un 80-90% dei paesi del nord Europa. Noi siamo bravi a produrre tutto, abbiamo un marchio straordinario, tendiamo ad avere una cultura visiva fortissima, abbiamo a disposizione, in modo facilmente scalabile, la più straordinaria piattaforma di visibilità, promozione e distribuzione che sia mai stata inventata nella storia dell'industria. Voi direte, la crescita digitale è una frontiera convincente, se sono riuscito a portarvi qualche argomentazione, ma come la mettiamo con l'occupazione? Ebbene, è stato molto autorevolmente dimostrato e misurato che per ogni 10 punti di crescita della digitalizzazione di un paese il tasso aggregato di disoccupazione giovanile scende del 2%. È uno studio fatto dalla London School of Economics ed è uno studio straordinariamente autorevole. Per ogni posto di lavoro disintermediato dalla crescita tecnologica, l'abbiamo visto gli operai specializzati piuttosto che gli impiegati generici, se ne crea nella transizione e nel mantenimento della nuova complessità digitale 1,8 nuovi. Quindi il motivo per cui l'Unione Europea ha un vantaggio anche dal punto di vista dell'occupazione giovanile, che non solo cresce di più, ma cresce di più nei settori che dimostrano incontrovertibilmente maggiore capacità di assorbire risorse giovanili e particolarmente qualificate in questo senso. Che cosa abbiamo fatto noi per provare a dare un contributo concreto di questo che sto cercando di raccontare per l'Italia? In marzo abbiamo lanciato un progetto, proprio perché ci appassiona la possibilità di tornare alla crescita fornendo un contributo alla digitalizzazione dell'Italia, un progetto che si chiama Google per il Made in Italy. Abbiamo cercato di mappare e di portare su internet, grazie anche al contributo fondamentale del Ministero dell'Agricoltura, dell'Università Ca' Foscari e di Unioncamere, le principali filiere produttive, per esempio nell'ambito agroalimentare. Abbiamo fatto vedere, senza finalità commerciali, ai migliori dei nostri imprenditori, magari là dove ci sono dei presidi di slow food anche molto importanti, la qualità e la capacità di promuoversi globalmente utilizzando le piattaforme digitali, il cui costo marginale è straordinariamente più basso, per esempio, dei mezzi tradizionali. Abbiamo, per esempio, un imprenditore straordinario che è molto bravo e produce le maschere artigianali per il Carnevale di Venezia, che ha potuto finalmente accedere su scala globale a una comunicazione isotelevisiva. Fino all'altro ieri non poteva comprarsi la televisione, ovviamente, perché non aveva la stazza. Oggi può fare quello che si chiama tecnicamente storytelling, cioè andare in diretta video su scala planetaria a costo marginale zero, raccontando quanto è bravo a realizzare i suoi prodotti. Allora, io vi dico, chiudendo, questo è non una pia illusione, questo è Marco Polo 3.0. Siamo un paese bravo a produrre tutto. Questo è un settore che è in grado di portare dei giovani a dialogare con degli imprenditori che non trovano le risorse di cui hanno bisogno. Chiudo citandovi un piccolo caso di contributo che abbiamo dato. È un progetto al secondo anno di vita, si chiama Eccellenza in Digitale. Con l'aiuto del Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo selezionato 107 borsisti che si sono laureati in discipline afferenti all'economia digitale. Ecco anche l'importanza di spingere i nostri giovani a credere nella formazione tecnologica, scientifica e informatica. Li abbiamo messi in contatto con degli imprenditori operanti nei distretti eccellenti italiani. Questi imprenditori cercavano risorse per digitalizzare la propria azienda, ma non avevano le competenze. Unioncamere ci dice che un imprenditore su 4 cerca dei giovani che lo aiutino a capire come rendere più digitale la propria azienda, ma non trova queste competenze. 107 borse di studio, 60 giovani sono stati assunti, un piccolo, ma credo abbastanza simbolico, rappresentativo contributo del fatto che il digitale è una gran buona notizia, soprattutto per chi come noi è bravo a produrre tutto e lo fa con una credibilità, con un marchio e con una passione che non sono certo facilmente copiabili da nessun competitor low cost. Vi ringrazio. Grazie. Ministro, gran parte del Made in Italy
Diceva Fabio Vaccarono che c'è una grande domanda di Made in Italy, gran parte del Made in Italy dipende da lei, gran parte delle speranze dei giovani, abbiamo visto, abbiamo raccontato sul Sole 24 Ore del lunedì, mi pare di 2 settimane fa, un boom di studenti per esempio alle facoltà di Agraria, in più per la nostra regione lei ha anche la delega all'Expo, insomma ha delle fortissime responsabilità, esatto. Gran parte delle speranze sono legate ai settori. Qual è il ruolo della politica e come può la politica aiutare questa ripartenza anche della speranza stessa? Tanto grazie di cuore per questo invito, anch'io sono molto onorato di essere qui e spero di riuscire a dare un contributo in pochi minuti. Ma io penso questo, la prima questione fondamentale è proprio l'ultimo tema che hai toccato adesso, riaccendere il motore della speranza. Sono molto interessanti i dati che sono stati forniti prima da Rosina, perché per me la prima vera essenza... La prima vera questione su cui ci dobbiamo intendere è esattamente questa, cioè se noi ce la facciamo nello sforzo che ciascuno di noi deve fare da qualsiasi punto di vista, dal lato delle istituzioni in primis, ma io dico anche dal lato dell'impegno individuale, da cittadini, dentro le associazioni, se noi ce la facciamo a riattivare il motore della speranza. E questa è una grande battaglia intergenerazionale, perché io ovviamente vivo di più, cerco di vivere di più il punto di vista delle generazioni che mi sono vicine, perché ho coetanei, amici, fratelli, persone che, come dire, vivono quest'ansia e cercano di resistere a quest'ansia rilanciando, ma mi è perfettamente chiaro che questa è un'ansia che attraversa le generazioni. Noi discutiamo spesso appunto di under 35, under 40, perché i dati drammatici dell'Italia non possono essere sottaciuti, ma io che ho 35 anni non posso non vedere il tema degli over 50. E lo devo dire, perché un pezzo della questione sta anche lì. Questo mi fa dire che la partita è tosta, ma è giocabile, è più complessa di quanto ogni tanto anche noi rappresentiamo schematicamente. Ci sono dei segni di speranza interessantissimi. Made in Italy è una grandissima occasione, l'asse su cui dobbiamo costruire un pezzo del paese che abbiamo in testa da qui ai prossimi anni. Non credo che sia solo un tema economico, è anche un tema economico, è anche un tema di nuove filiere occupazionali, di nuovi strumenti di sviluppo, ma è anche innanzitutto un salto di mentalità, cioè il tema che abbiamo davanti a proposito di crescita, secondo me non è tanto capire quando arriva e come arriva, ma ridefinire complessivamente un modello di sviluppo per questo paese alla luce di un mondo che è cambiato sotto i nostri piedi. Noi stessi siamo cambiati dentro questa storia e io non credo che torneremo da dove siamo partiti. Si sono messe in discussione diverse questioni. Facciamo bene a riconoscere alcuni punti fondamentali. Da ministro dell'agricoltura dico guai a noi se disconosciamo il dato che veniva giustamente richiamato prima, cioè che noi siamo una potenza manifatturiera e guai a noi se, come dire, decidiamo di andare da un'altra parte e non riconfigurare questo grande asset per il paese. Poi accanto a questo dobbiamo rideterminare alcune linee di sviluppo, sapendo che ci sono delle opportunità per flash. È un dato assolutamente interessante che tanti giovani, soprattutto nell'ultimo periodo, siano tornati alla terra. Però anche qui, per essere sinceri tra noi, a volte è un ritorno per disperazione, per necessità. La mia sfida è quella di non far vivere il settore agricolo e agroalimentare come un settore rifugio, passatemi questo termine, ma farlo vivere davvero come un settore di rilancio e di sviluppo. Non siamo ancora lì, eh? In tante parti di questo paese è più un rifugio. Non sai dove andare, non hai altri sbocchi, torni alla terra. Non basta, non possiamo cavarcela così. Anche perché, se prendo ad esempio i dati che conosco di più, non posso non dire
che bisogna anche stare attenti a un po' un certo racconto romantico di questa storia, cioè stare nella vicenda agricola e agroalimentare costa fatica. Ad esempio noi abbiamo un grande problema di reddito, cioè lavorare in campo agricolo in questo paese rende molto meno, purtroppo, che in altri paesi europei. La nostra sfida è, con un ingresso consistente di giovani generazioni dentro questo comparto, innovare, perché questo settore ha bisogno di innovazione, innovare anche dal punto di vista della capacità di generare reddito, quindi di costruire imprese. Noi non dobbiamo costruire, come dire, soluzioni che accomodino per una transizione in attesa che qualcos'altro arrivi. Noi dobbiamo costruire imprese, quindi fatti economici che rendano sostenibile, ad esempio, il fatto che un ragazzo possa scommettere su questo settore dal punto di vista professionale e possa incrociare la sua aspettativa di vita, possa farsi una famiglia, un reddito. Questa è una partita che alza molto il livello, secondo me, di sfida, innanzitutto per chi nelle istituzioni deve fare questo mestiere. Io mi potrei accontentare di raccontare appunto una storia un po' romantica, ma so bene che non è così, farei un torto innanzitutto a questi giovani che credono in questa esperienza e che non possono viverla appunto in maniera leggera, devono viverla come una grande sfida. Abbiamo delle grandi occasioni, è stato detto benissimo prima. Incrociare ad esempio il grande tema tecnologico, soprattutto per l'agroalimentare italiano, un'occasione strepitosa. Io potrei raccontarvi decine di storie che incrociano le cose che sono state dette prima. Ve ne racconto una sola, brutalmente, una coppia di fratelli siciliani, quinta generazione di artigiani, gestiscono una tonnara a Porto Palo, l'hanno presa in mano dopo che papà e mamma hanno, diciamo, lasciato l'attività, hanno incrociato le tecnologie, hanno iniziato, tra le cose, anche a vendere con un sito internet, sono diventati una potenza. E oggi, ad esempio, al mio ministero chiedono strumenti per lavorare di più sul fronte delle reti e delle tecnologie. Ce ne sono migliaia di situazioni del genere. Il nostro compito è aiutarli, ma aiutarli facendo impresa. Questo è un punto per me, lo ripeto, perché non vorrei che poi anche noi appunto ci raccontiamo una cosa. Stiamo facendo delle cose importanti, credo. In questi 5 mesi abbiamo molto orientato lo sforzo del governo lì, lo abbiamo fatto dal Ministero con alcune novità importanti, non sto a raccontarle, lo ha fatto, credo, il governo. Bisogna farlo di più, se penso ad esempio al grande tema della garanzia giovani e dell'opportunità che si è aperta incrociando quel tipo di disponibilità e di progetto europeo, io mi rendo conto che abbiamo bisogno di lavorarci molto, molto seriamente per non perdere questa scommessa. Lì ci sono ingenti risorse finanziarie e ci sono delle opportunità vere che non possiamo, come dire, spappolare in mille rivoli, dobbiamo concentrare su alcuni grandi filoni di investimento. Io credo in questo, ed Expo è un'occasione anche per questo cambio di passo, vorrei dire innanzitutto dal punto di vista della mentalità con cui giochiamo questa partita complicata ma fondamentale da qui ai prossimi mesi. Per me Expo, lo dico anche qui, e veramente penso che ci si debba riflettere insieme, Expo è innanzitutto un evento che ci deve veramente aiutare a costruire un cambio di passo nella testa, nel modo con cui noi ragioniamo su queste cose. Poi è anche un grande fatto che ha un'area, un sito espositivo, 6 mesi, un racconto e un grande tema. Nutrire il pianeta con tutto quello che dentro questa sfida, la sfida alimentare globale, può voler dire per l'Italia, è vero, noi siamo riconosciuti per il food, è un nostro grande asset. Poi ci sarebbero mille cose da raccontare su come non sfruttiamo questa occasione appieno quando andiamo in giro per il mondo, ma è la cifra della nostra chiave identitaria in giro per il mondo, ci riconoscono per quello. Io dico che Expo però dobbiamo utilizzarlo proprio per produrre questa accelerazione anche su come noi collochiamo l'Italia dentro questo mondo nuovo. Quindi l'invito,
la considerazione che faccio è di provare tutti insieme a sprigionare un po' questo dibattito, sprigionarlo un po' di più. È un tema che, ripeto, va ben oltre le infrastrutture, i visitatori, sono tutti temi fondamentali, centrali, indispensabili. La riuscita di quell'evento si genererà anche per questi fatti, quindi io non li voglio sottovalutare. Ma io mi aspetto dall'Italia un discorso un po' più, come dire, ambizioso. Se in fondo attorno a questa storia ci riconoscono anche oltre confine, i cinesi ci riconoscono per questo, gli Stati Uniti ci guardano per questo, e noi dobbiamo provare ad alzare un po' il livello. È lo sforzo che abbiamo cercato di fare anche in queste settimane, in questi mesi, non ancora compiuto fino in fondo, ma abbiamo un tempo per poter sviluppare questo ragionamento. Quindi l'ultima considerazione che faccio è un appello a darci una mano su questo. Ho, come dire, visto anche il lavoro che la Curia di Milano ha impostato e devo dire che è preziosissimo da questo punto di vista, perché ci consente di andare un pochettino più in là della semplice gestione ordinaria di un evento, ci consente di alzare un po' lo sguardo. Io credo che l'occasione ci sia, non voglio dire che è semplice, ma io penso che l'occasione ci sia, per quello che invito veramente tutti a giocarla così, e avrete il governo a fianco di questo sforzo, non bastiamo nemmeno noi, questo mi pare abbastanza evidente, ma non perché è un problema di forza o debolezza, è che qui va fatto scattare, bisogna che scatti un meccanismo più ampio, dove la società viene chiamata in causa da protagonista, perché il tema mi pare che sia, come dire, più ampio e più profondo della semplice discussione tra istituzioni, tra livelli istituzionali, tra enti o tra fatti organizzativi. Questa è un po' la considerazione che volevo fare in questa grande occasione. Grazie. 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 Nel 2008 la crisi è piombata sulle nostre vite, le nostre famiglie, la nostra regione, la nostra città, e sembra non volerci lasciare in pace, sembra non finire mai, sembra una lunga crisi che ci accompagna. Il fondo è nato subito, la città di Milano ha reagito, la Curia ha organizzato le forze. Mi sembra che i numeri raccontati prima abbiano fatto capire che in questi anni, accompagnando la crisi, il fondo poi ha cambiato la propria natura, si è evoluto verso più fare impresa, formazione, quello che si diceva. Però appunto c'è questa necessità di ripartire e c'è questa ricerca spasmodica del come ripartire da questa crisi come persona, come famiglie e anche come città, comunità. Eminenza, chiedo a lei appunto di chiudere questa giornata. Ma io non ho molto da aggiungere a quello che abbiamo sentito. Il motivo fondamentale per cui ho voluto prendere parte a questo incontro è quello, prima di tutto, di ringraziare quanti hanno reso possibile questa esperienza paradigmatica, piccola, ovviamente, che non può pensare di risolvere i problemi, ma che tuttavia può essere un segnale, uno stimolo, non solo per altre iniziative analoghe, ma proprio anche per un modo di concepire le relazioni sociali, la vita buona dentro la nostra realtà milanese intesa come metropoli. Quindi sono venuto innanzitutto per ringraziare tutti gli operatori che con assiduità ormai da 5 anni stanno facendo questo lavoro. In secondo luogo sono venuto perché credo molto a questo strumento, soprattutto per come si è andato evolvendo in questa seconda fase, e quindi intendo raccomandarlo, intendo invitare tutti a continuare, intendo a insistere presso gli organizzatori perché allaccino relazioni con tutti i soggetti che sono all'opera nella nostra società civile. Ecco, questi sono i due elementi necessari. Poi, come Gualzetti ha già ricordato,
abbiamo collocato questo gesto in una giornata che per la Chiesa milanese, molti magari non lo sapranno, è di capitale importanza perché, per usare un'espressione molto bella, è la giornata della ripresa. Da tanti anni la festa della Natività della Vergine, che è patrona del Duomo e della nostra cattedrale, è l'occasione nella quale la diocesi offre una proposta di vita cristiana che non è qualche cosa di astratto, di spirituale, nel senso di separato dalla parola, ma essendo noi figli di un Dio incarnato, è qualche cosa che entra in materia, entra nel quotidiano. Gesù Cristo entra nel quotidiano della vita, ha a che fare con gli affetti, col lavoro, con il riposo, e questo spiega perché la Chiesa ha dato vita al Fondo Famiglia Lavoro, perché si occupa di queste cose, perché le fa, perché gli sta a cuore l'uomo concreto, non l'uomo in generale, come la presenza capillare delle nostre parrocchie, delle associazioni, delle aggregazioni, di tutti i soggetti, penso alla Caritas, ai centri culturali che operano nella nostra Chiesa, manifesta. Gesù vuole arrivare, come diceva il nostro grande Sant'Ambrogio, fino alla soglia della tua libertà personale. Lui è lì che bussa, poi se tu non apri è una questione tua. Ecco, quindi la Chiesa lo fa per questo. E su che base lo fa? Su una convinzione fondamentale, su una visione provvidenziale della storia. Io penso che uno degli aspetti che può spegnere la speranza e che ci può impedire di uscire dalla crisi è il seguente, lo dico come lo dico sempre ai giovani. Noi tutti abbiamo la tendenza a pensare che ciò che ci corrisponde, ciò che immediatamente trova in me una eco positiva, è ciò che mi è dato. Invece, secondo me, bisogna ribaltare questa convinzione. Siccome la storia è guidata da un disegno ultimamente buono, da un disegno che è già vittorioso nella morte e nella resurrezione di Gesù, al di là del fatto che attende il compimento dei tempi, allora vale il contrario. Tutto ciò che mi è dato mi corrisponde, è per il mio bene. Anche la circostanza che si presenta con un carattere negativo, anche il rapporto che si presenta particolarmente difficile o umiliante è buono. E questo determina un rovesciamento nel modo di guardare la crisi, soprattutto per i giovani. La crisi non deve essere più guardata dopo tutti questi anni come un'emergenza, perché l'emergenza ti spinge a trovare dei rimedi, a tappare dei buchi, ma deve essere riguardata come una circostanza che ci mette in azione in maniera rinnovata e diversa. Questa sera abbiamo avuto molti segni positivi da questo punto di vista, molte occasioni pratiche anche da valorizzare. Quindi il primo dato viene per me dalla festa di oggi, dal cammino dei cristiani e di tutti gli uomini delle religioni, di tutti gli uomini di buona volontà in questa nostra metropoli che ormai ricomprende di fatto tutta la diocesi se non la Lombardia, perché si affronti questa circostanza con un a priori positivo. Se siamo chiamati a passare da questa fase, c'è un perché e sicuramente c'è una via d'uscita. Questo non significa non guardare in faccia alle cose con realismo. Da questo punto di vista abbiamo sentito rimbalzare molto spesso in tutti questi anni parole come innovazioni, parole come crescita.
Io non ho le capacità e la competenza per guardare dentro queste parole da vicino, ma una cosa so, che questa innovazione, questa crescita non si darà senza cultura e questa cultura non si darà senza educazione. Innovazione, crescita, cultura, educazione sono parole che debbono restare interconnesse e se noi attraversiamo una difficoltà è perché storicamente, per molte ragioni che non possiamo qui analizzare, invece le abbiamo astrattamente separate. Io amo dire che, e spero che l'Expo sia un elemento provocatorio in questo senso, che Milano ha bisogno di un nuovo umanesimo, ha bisogno di uomini e donne che si pongano in questa fase di travaglio e di cambiamenti più che epocali, si pongono la domanda: chi voglio essere io? Quale uomo vuol essere l'uomo del terzo millennio? Questa domanda non è più così scontata come in passato, ha assunto un aspetto pascaliano, un aspetto di scommessa. Vogliamo essere uomini di relazione oppure vogliamo trincerarci dietro un uso inadeguato delle strabilianti scoperte scientifiche, tecnocratiche? Vogliamo e quindi ridurci a considerarci come il frutto di un autoesperimento? Abbiamo cominciato a conoscerci nella genetica, nelle neuroscienze, e allora partiamo solo da lì e da lì costruiamo quel pezzo di cammino che ci può servire, e quando altre scoperte ci diranno di più aggiusteremo il tiro. Ecco, secondo me questa prospettiva, senza nulla togliere alla grandezza di questi risultati, a me sembra limitata. Dobbiamo ritrovare una nuova capacità di relazione attraverso le trasformazioni culturali che, per esempio, nel campo del lavoro, come ci è stato ricordato dagli interventi precedenti, implicano una modificazione radicale. Incominciano adesso le prime riflessioni organiche sulla nuova cultura del lavoro. Siamo ancora fermi e qui anche le grandi istituzioni debbono fare grossi passi. Ho visto con piacere che taluni sindacalisti classici hanno cominciato a riflettere autocriticamente. Per esempio, ho visto un librettino di Antognazzi su una lettera ai lavoratori in cui dice la necessità di ridefinire il modo di concepire il lavoro, il sindacato, abbandonando la logica antagonistica. E io aggiungo, trovando una solidarietà di tipo veramente personale, di cui abbiamo bisogno, che valorizza fino in fondo la persona, perché persona e comunità vanno sempre insieme. Quindi il duro del nostro tempo è tenere insieme il molteplice con l'uno, è tenere insieme le diversità con l'unità. Senza l'unità l'uomo non cresce. Senza un principio unitario, col passare degli anni, uno si sfianca e basta. E nella giovinezza uno si adatta più o meno in termini gai nella propria solitudine, nella propria quietudine. E questo è stato il rischio dell'Europa degli ultimi decenni, e le tragedie mondiali che stanno esplodendo nel pianeta lo hanno mostrato e lo mostrano assai bene. Accomodati in una sorta di finitudine gaia, ma perché pensare al prima, perché pensare al dopo? Ma accontentiamoci con tante iniziative,
con lo sviluppo articolato di molti aspetti particolari, ma senza quella domanda di fondo sul perché e sul per chi sono e vivo, che è l'unica che ti dà l'energia per ripartire ogni giorno. Quindi un nuovo umanesimo deve saper tenere dentro una molteplicità di fattori, ma deve tendere a questa unità. Questo me lo auguro soprattutto per i giovani. Sono contento di un dato che ho preso questa sera ascoltando Rosina, cioè che i giovani hanno capito che debbono adattarsi a ritrovare un concetto elementare del senso del lavoro, perché il primo motivo per cui si lavora è che bisogna mantenersi, bisogna mantenere la propria famiglia. È ora di ridirle queste cose. Dopo ci sarà anche la possibilità che il lavoro mi autorealizzi, mi esprima, e bisogna tendere lì, quindi bisogna proporzionare il lavoro dello studio, della formazione, anche all'esito espressivo del lavoro. Ma il primo livello, ed è bello sapere che 6 ragazzi su 10 comunque sono disposti a questo. Ho visto anche già 10-15 anni fa fior di laureati andare a lavorare in mensa, distribuire i piatti perché dovevano mangiare e non potevano più dipendere dalla famiglia. Del resto molti di noi, siccome vedo che qualcuno della mia generazione è presente, hanno potuto studiare perché hanno messo insieme le due cose, altrimenti non avrebbero potuto farlo. Quindi ai giovani auguro questo, e poi concludo dicendo un'iniziativa che mi sta molto a cuore, a cui è già stato fatto riferimento, avendo passato una mezza giornata a San Vittore un mese fa. Un gruppo di carcerati mi ha chiesto di affrontare un progetto Zona Franca, cioè offrire loro la possibilità di una struttura e di lavoro che consenta in certi casi di affrontare la pena o il fine pena al di fuori dal carcere. So che Don Gino, che era qui e poi è andato via, ha in mente anche lui questa iniziativa, ne ho parlato con Don D'Avanzo. Io vorrei che il Fondo Famiglia Lavoro si facesse carico di questo. So che le obiezioni burocratiche saranno enormi e tuttavia è una sfida che dobbiamo affrontare. Perché? Perché, come ci ridice Papa Francesco in continuazione, partire dai poveri è un'operazione culturale di cambiamento della persona, non è un'operazione di generosità. Perché sviluppa un tipo di creatività e di affronto realistico della vita che altrimenti noi, che siamo un po' accomodati nella nostra finitudine, rischiamo di dimenticare perdendoci in tanti frammenti, una cosa dopo l'altra, una cosa dopo l'altra, e a un certo punto l'io si trova spappolato e disperso. Quindi mi auguro che questa richiesta dei carcerati di San Vittore possa trovare strade opportune, e soprattutto mi auguro che il Fondo Famiglia Lavoro trovi in voi muscoli di intelligenza, di affezione, di volontà sufficientemente solidi per crescere con umiltà e con semplicità, interloquendo con tutti gli attori della nostra straordinaria società milanese. Grazie.